Ok. Chi è il coglione che ha rotto la roba? Ma che state facendo? Ma dai, appena iniziato già sta succedendo il casino. Dai cretini, venite con me, forza. Uno non può neanche iniziare un episodio che subito parte il casino. Uno adesso non può neanche iniziare un episodio che subito arriva gente a rompere le balle. Ma pensa un po'. Ecco fatto, il primo gruppo è andato. Qua mi ricordo dove siamo. Qui abbiamo salvato Benjamin King dall'assalto. Quanti ricordi, madonna mia. Ecco fatto, tutti morti. Auto della gang personalizzate. Ed è scattato l'allarme. Ah, certo che salvi un'attività e ti vengono pure addosso. Ma pensa te. Vieni con me tu, che andiamo al Forgive and Forgot. E la madonna, c'è pure la SWAT. Ma che palle. People of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dove già stiamo scappando dalla polizia e neanche è iniziato l'episodio. Ecco fatto, ci siamo lasciati le scorse puntate con un funerale disastroso e una vendetta, devo dire, più che legittima. Quindi oggi proseguiremo proprio dopo questa vendetta. Dov'è il tizio morto? Eccolo qua. Volete vedere una magia? Vedete queste tre persone sedute qua che giocano i dadi? Puff, scomparsi. Scomparso. Ed ecco a voi un autobus. Vorrei provare a vedere se l'autobus si può modificare. E mi chiedo se... Allora, in GTA San Andreas si poteva fare. Che se tipo avevi il trucco dell'avere più gente e c'avevi tipo 15 persone, tutte salivano sull'autobus. Mi chiedo se anche su Saints Row funzionerebbe questa cosa. Facciamo giusto una capatina da un meccanico e non ce n'è neanche uno in zona, pensa. Quindi dovremmo andare qua. Dicevamo, proviamo a vedere se si può modificare. Secondo me, ecco, esatto, è troppo piccolo per il veicolo. O c'è un garage in cui si può effettivamente modificare, o tutti i garage sono troppo piccoli. Mi chiedo se sia questa l'opzione. In realtà una possibilità c'è. Dobbiamo andare a questo meccanico. Non lo sapevo. In pratica questo meccanico è l'unico che può fare i lavori ai veicoli grossi. È un po' una cagata, però in realtà ci sta. È giusto che non tutti i meccanici possono fare tutto. Questo vuol dire che posso modificare anche uno di questi. Fermo un attimo. Visto che tanto l'autobus ce l'abbiamo salvato nel garage, già che ci siamo. Madonna mia, sto coso è inguidabile, guarda. Faccio la manovra così, ci mette mezz'ora per girare. Però perlomeno, eccoci arrivati. Sembra un furgone che userebbero i Brotherhood, effettivamente. Però mi piace, cioè c'è uno stile un po' unico. Ecco fatto, vediamo come va col turbo. Madonna mia, si guida sicuramente un pelino meglio, ma neanche troppo. Vabbè, basta cazzate, andiamo a fare la missione. Ok, proviamo il turbo. La madonna. Ok, dai. Lo rende molto più veloce, ma comunque inguidabile. Su Saints Row 3 e 4 sono molto più guidabili questi. Ma meno male. Dai, mettiamolo via e non tocchiamolo mai più. L'autobus ci pensiamo la prossima volta. Però prima, giusto ultima cosa da fare, andiamo a personalizzare anche i veicoli della gang. Beh, un'attrazione viola ci sta. Perché no, anche il Bulldog e un Hammerhead. Beh, direi che abbiamo un bel upgrade stavolta delle auto. Ritiriamo i soldi che saranno tanti. Beh, $22,000. E per voi sarà passato forse... Boh, 3 minuti a dir tanto? Per me sono passati 23 minuti di cazzate. Andiamo. Che mira? Johnny? Eh sì. Ma dai! Dai, con tutto quello che abbiamo speso per ripararlo! You can see for yourself in a few minutes. You brought him here? How do you know this asshole isn't trying to kill me? Please,
Eccolo qua! Questo è il personaggio che vi ho fatto vedere nel primo Saint Row. Il signor Wong. I'm quite pleased to hear about your survival. I'm here to give you my thanks for killing Kazuo Akuji's son. You know Akuji? Akuji, 和我之间的恩恩怨怨. Akuji and I have a long history. I have also had several unpleasant dreams. Chi non li ha avuti, quel coglione? When he was younger, he killed Mr. Wong's dog. Ma dai! You're fucking kidding me. I do not joke about Sadie. If you guys got some time, we can... No, credo che il tempo non ce l'abbiamo. He was fucking followed. You aren't gonna believe this. Bunch of Ronin goons are coming this way? Well, yeah. Ovviamente. I have not killed a man in quite some time. Io comunque ho capito adesso perché... La Madonna. Ho capito perché adesso il giovane lì tiene il bastone. Perché il signore qua gli aveva sparato la gamba nel primo Saint Row. Non vedo nessuno. Ma vi dovete levare tutti. Forza. Chi è ancora vivo si unisca a me, per favore. Dove sono? Si è schiantato questo, ok. Aio, che dolor. Bravo, ammazzalo. Spacco tutti la faccia. Ci devono essere delle caverne nascoste che fanno arrivare la gente in questa zona. Visto che in teoria non è possibile. Visto che in teoria appunto l'unica entrata è quella nostra. Guardalo, guardalo che è nascosto qua dentro. Quanta gente. Aspetta che ti rianimo io. Fermo. Ho visto uno dei miei prendere il lanciarà. Due dei miei. Tre dei miei. Ok. Credo che tutto ciò sia diventato troppo pericoloso e che i miei companion potrebbero distruggere le colonne da soli. Ecco fatto. Uff. Beh dai, abbiamo... Guardali che idioti. Abbiamo sistemato le colonne fino ad ora, voglio dire. C'è altra gente? Dove? Dove e come li raggiungo? Come diavolo faccio ad arrivare di là, scusami. Ok, dobbiamo uscire e fare il giro da tutt'altra parte, benissimo. Ovvero da questa parte. La madonna, questi lanciarazzi, ma statevene buoni. Forza, venite. Madonna mia, ma è enorme sta zona. Forza, forza. Dai, cretini, non ho tempo da perdere con voi. Vabbè. Forza, forza. Sopravvivete più che potete. Vieni con me tu. Dove cacchio sono? Eccoli che arrivano dalle scale. Sti cretini. Dio mio! Chi è il coglione che ha lanciato un lanciarazzi in faccia? Oh, scusami, non volevo spararti in faccia, veramente. Ma porca troia, dove siete? Ma porco... Basta, non la voglio più sta gente con lanciarazzi. Via, andate via e morite. Ecco fatto. Cioè ci rischio più io a tenerli questi qua che il resto, veramente. Ecco fatto. Salute di Akuji. Ecco fatto, signora Akuji. Mi dispiace per lei. Si è beccato un bel lanciarazzi in faccia. La Madonna.
questa scena è stata bellissima. La subito a fiamme. Bravo Pierce. Hai capito, Cugi, contro chi è a che fare? Unhand me. Non siamo mica coglioni. I'm fine, but Akuji won't stop here. Lo so. Abbiamo ucciso il figlio. Lock our shit down. When the Ronin come back at us, I want to be ready. Avete visto comunque come sta zona è enorme, veramente? Cioè, noi abbiamo preso un hotel, ma sta zona qua sotto è veramente grande, è sprofondata veramente la città. Denaro? $500. Ti pareva. Non c'è mai una zona effettivamente che ti faccia guadagnare di più. Che tra l'altro sta zona non è neanche, diciamo, l'unica volta che ci veniamo. Ma quello è una cosa a parte. Se riesco a trovare l'uscita, ce ne andiamo di qua molto volentieri. Eccoci di nuovo qua. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.